Mercoledì 4 marzo, San Casimiro. È il 63esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 302 alla fine. Il sole sorge alle 6.45, tramonta alle 18.04. La luna si leva alle 17.05, tramonta alle 5.52. Muore tragicamente il patriota e scrittore padovano Ippolito Nievo. Autore di poesie, tragedie storiche, racconti, prose politiche. La sua fama è però legata al romanzo Le confessioni di un ottuagenario. Scritto in soli 8 mesi, viene descritta la formazione degli italiani nel travagliato periodo compreso fra la caduta della Repubblica e la sconfitta di Novara. Il Nievo morì a neppure 30 anni, travolto nei gorghi del Mar Tirreno nel misterioso naufragio del veliero Ercole, di ritorno dalla spedizione dei Mille. Le previsioni per domani. Crescenti condizioni di instabilità con nuvolosità irregolare alternata a schiarite al mattino. In seguito nuvolosità via via più diffusa. Precipitazioni. Al mattino in prevalenza assenti, nel corso del pomeriggio aumento della probabilità di modeste precipitazioni a partire dalle zone montane, da locali a sparse, più diffuse in serata. Fenomeni nevosi inizialmente intorno ai 1000-1200 metri, in successivo calo fino a 700-1000 metri. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura, in calo in montagna.